Satnam, buongiorno a tutti. Sono Giovanna Vendramin, farmacista, insegnante di Kundalini Yoga, Shakti Dance, fondatrice del centro di yoga e rimedi naturali Casa Muladhara e creatrice dell'azienda agricola Sorsi di Luna. Sono qui sui Colli Euganei a Valle San Giorgio, in questo bellissimo contesto, in queste bellissime terrazze, in cui coltivo e trasformo piante officinali insieme al mio compagno Alessandro. E con questo video voglio approfittare di questa bellissima giornata di sole per parlarvi dell'elicriso, di questo fiore giallo intenso che vedete qui davanti a voi e delle sue caratteristiche. Dietro di noi abbiamo le piante di lavanda che lo accompagnano e che fioriscono più o meno contemporaneamente a giugno. L'elicriso, il nome botanico è Helichrysum italicum e è una pianta sacra, una pianta benedetta, appartenente alla famiglia delle composite. È una pianta molto molto diffusa nel nostro clima mediterraneo e soprattutto in Sardegna, dove cresce spontaneo vicino al mare. Il colore dei suoi fiori dorati, si tratta di tanti piccoli bottoncini, ci parlano del pianeta a cui è collegato l'elicriso, che è il Sole. Infatti il fiore è costituito da queste piccole palline spugnose che costituiscono mille piccoli soli che sbocciano proprio all'inizio dell'estate. È una pianta che, secondo una leggenda molto antica, nasconde in realtà dentro di sé lo spirito di una ninfa che la leggenda dice si innamorò perdutamente di un dio e venne quindi trasformata in elicriso per consacrare eternamente questo amore. Dell'elicriso colpisce anche a metri di distanza, prima del colore, il suo profumo. È dotato di una inconfondibile profumazione che ricorda l'aroma della liquirizia. E si può sentire proprio questo aroma trasportato dal vento prima ancora di vedere la pianta. Ha tantissimi impieghi, viene utilizzato in Sardegna, viene utilizzato come aroma alimentare. Nella cucina sarda si utilizza il fiore, le foglioline di elicriso proprio per dare questa profumazione, questo sapore piacevole alle pietanze, agli alimenti, alle insalate.
E tanto è che per questa caratteristica uno dei nomi comuni con cui è conosciuto l'elicriso è Kerry del Mediterraneo. Non solo, ma in Sardegna anche tradizionalmente questa pianta viene utilizzata come pianta cosmetica. E i pastori sardi erano soliti proprio mettere sotto i vestiti a contatto con la pelle fiori e foglie di elicriso per proteggersi dal sole prima di partire con i loro pascoli. È una pianta che è rimasta per moltissimo tempo sconosciuta, venne portata alla ribalta più o meno nel Novecento da un veterinario che era un profondo conoscitore dell'ambiente e che iniziò a studiarla e ad applicarla a fini terapeutici. Quali sono allora le proprietà e i doni che questa pianta ci regala? Abbiamo detto essere una pianta edibile, una pianta commestibile, i fiori e le foglie possono essere assunti con gli alimenti, ma è anche una pianta che possiamo utilizzare. I fiori e le foglioline sotto forma di infuso e di decotto. La sua azione in questo senso, quando lo utilizziamo in una preparazione fitoterapica, la sua azione avviene prevalentemente a livello respiratorio e a livello epatico. A livello respiratorio, l'elicriso ha un'azione antiasmatica, antiallergica e diciamo che va a riequilibrare il sistema bronchiale. Quindi è molto utile consumarlo in tutti i casi in cui la nostra respirazione è compromessa e il nostro sistema respiratorio è in disequilibrio. Può essere impiegato anche nella tosse e nel catarro. Assunto per bocca sotto forma di infuso ha però un sapore molto amaro, quindi è utile magari addolcirlo e accompagnarlo con altre piante che sinergeticamente possano aiutarlo a manifestare la sua azione terapeutica. Inoltre, come dicevo, ha anche una potentissima azione a livello epatico, è una pianta catartica. E a livello epatico aiuta proprio per la presenza di questi principi amari nella pianta, aiuta a depurare il fegato dalle sostanze di scarto, dai metaboliti che non ci servono. E un grandissimo uso dell'elicriso si fa però in ambito cosmetico. Attraverso i fiori e le foglie in piena fioritura si può preparare un ottimo oleolito mettendo a macerare la pianta per una quarantina di giorni in un olio vegetale che può essere l'olio d'oliva, l'olio di girasole e così via. Questo insieme di fiori e olio si lascia esposto alla luce del sole per questo ciclo di 40 giorni e poi filtrando il composto si ottiene un olio molto profumato che può essere impiegato da solo
sulla pelle, per esempio prima della doccia, del bagno, oppure può essere utilizzato anche passato sul viso proprio per pulire la pelle, o anche impiegato come olio da massaggio. L'oliolito può essere anche incorporato in preparazioni cosmetiche più sofisticate, quindi diventare l'ingrediente di una crema, di una pomata, di un'emulsione e così via. E in questo caso c'è una grandissima azione di fotoprotezione contro i raggi UV, che appunto i pastori sardi conoscevano bene, quindi è molto buono da incorporare nelle creme solari, nelle creme di protezione solare. È anche ottimo da utilizzare come doposole per riequilibrare la pelle e togliere l'infiammazione, l'irritazione e la disidratazione provocata dal sole, ma è una pianta straordinaria per curare tutte le forme allergiche della pelle, quindi gli eczemi, le dermatiti, la psoriasi e così via. Ha un'azione proprio sulla pelle antiallergica, è ottimo per esempio per risolvere le dermatiti da pannolino nei neonati, ma anche nelle persone incontinenti. E inoltre, non da ultimo, protegge la nostra pelle dai fattori inquinanti, quindi incorporare oli o preparati a base di elicriso per la routine quotidiana della cura della nostra pelle ha una grande azione benefica nel proteggerci dai fattori inquinanti che sono nell'ambiente. Non dimentichiamo infatti che come esseri umani noi respiriamo sì attraverso il naso, attraverso la bocca, ma abbiamo a disposizione una grandissima superficie di traspirazione che è data appunto dalla nostra pelle e che fa comunicare il nostro sistema con l'esterno. C'è tantissimo da dire e da raccontare sull'elicriso, però spero con questo video di avervi dato alcuni spunti di interesse e di approfondimento e vi invito a cercarlo nei luoghi che visitate e vi invito anche a venire a conoscerlo qui da noi, sui Colli Euganei, a Valle San Giorgio, nel comune di Baone, nei nostri terrazzamenti e aderendo alle nostre iniziative e alle nostre attività. Vi auguro quindi una buona giornata e un buon sole. Sat Nam e grazie.